Il tema della giustizia è un tema talmente complesso e nessuno di noi può dire questa cosa è giusta. La giustizia non è un concetto assoluto, è un concetto descrittivo. Nessuno può affermare assolutamente che una cosa è giusta e un'altra è ingiusta, e poi, come sappiamo, è un concetto che cambia col tempo. Io ricordo quando ero piccola, tanto per fare, quindi molti anni fa, un scappellotto dato dalla maestra a scuola, non so se tu che sei per noi come me, adesso è stata una cosa del tutto considerata del tutto ingiusta. Quindi che cosa è giusto o ingiusto dipende anche un po' dalla storia, dalla cultura, dall'impianto valoriale di un popolo. Allora, detto questo, ci troviamo di fronte a un concetto descrittivo e non a un assoluto. Detto questo, io vi posso dire che quando sono entrata il primo giorno nel carcere di allora Marassi nel 91, ho capito immediatamente che mi trovavo in un posto profondamente ingiusto, ma non perché era il carcere di Marassi, ma perché era l'istituzione carcere che era profondamente ingiusto. E perché, tant'è che io poi ho pensato dentro di me, allora ero anche molto giovane, e ho pensato o cambio lavoro o cerco di rendere questo posto, tra virgolette, giusto per quello che può essere giusto un carcere. E perché l'ho pensato? Perché mi sembrava di stare in un posto dove non c'era, al netto del dettato costituzionale che mi chiedeva di reinserire quelle persone, io avevo l'impressione di stare in un posto che rispondeva piuttosto, per tornare al Vangelo, alla richiesta di quelle mani che volevano gettare le pietre sulla Dumitera. Allora ho capito, e poi anche con la formazione, con lo studio, e anche vivendo in carcere tutta la mia 20 anni secchi della mia esistenza, ho capito che il carcere è una questione emozionale, cioè risponde a un desiderio di lapidazione, di un desiderio di lapidazione chiaramente metaforica, che i giusti vogliono rispetto agli ingiusti, a quelli che sono definiti per sentenza ingiusti. E quindi, naturalmente, Se la mettiamo in modo così assoluto e se rispondiamo, noi che stiamo dentro, che lavoriamo dentro, a un bisogno emotivo, a un bisogno passionale di, in qualche modo, vendetta, allora poi non c'è programma rieducativo che tenga se non si rompe questo, questa spirale, che è una spirale, lo dicevano molto meglio i sociologi che lo hanno studiato molto meglio di me, che è una spirale che appunto ha a che fare con la passione e che poi comporta quell'aumento di affettività che non sta scritto in nessuna sentenza di condanna. E questo è il punto vero, secondo me, la complessità del carcere che lo rende profondamente ingiusto. E allora è invece profondamente liberante, io non sono assolutamente un'esperta del Vangelo abbastanza, mi scuso se faccio gaffe, però mi sembra da questo punto di vista, nella prospettiva evangelica, liberante invece il padre della parabola del figlio prodigo, il padre che non ama il figlio perché se lo è meritato, non ama il figlio perché ha fatto quello che doveva fare, e quindi introduce quel concetto di dannata che non è legata al merito, non solo di e quindi è una figura liberante dal punto di vista naturalmente evangelico, perché non è il sentimento che io ho per te prescinde da quello che tu hai realizzato e dai tuoi meriti. E allora questa prospettiva, secondo me, in una prospettiva laica, in una prospettiva istituzionale, significa sostituire il concetto di colpevolezza, il concetto di essere cattivo, di essere giudicato tale, quindi di rispondere a un'istanza emotiva di chi sta fuori e si sente rassicurato dal fatto che i cattivi stanno altrove, e sappiamo, nella prospettiva laica qual è, che cosa si può fare per cercare di rompere questo meccanismo che rende il carcere il posto più ingiusto del mondo, perché
che è il posto dove si esercita sostanzialmente una vendetta. Si può provare a sostituire il concetto di colpa con quello di responsabilità e di provare a disegnare delle sanzioni, perché le sanzioni ci vogliono, nessuno ha mai detto che chi viola un patto sociale non debba essere sanzionato, ma evitando però che questa sanzione sia figlia dell'emozione e sappia di vendetta. E purtroppo il carcere sa ancora di questo. E allora che cosa succede nel momento in cui il carcere è appunto vendetta e quindi è la risposta alla mano di quelli che vogliono lapidare l'adultera? Succede che all'interno si crea un meccanismo di rapporto di forza, come dire, cambiato, per cui noi diventiamo più forti e loro diventano delle vittime, e questo naturalmente fa sì che la vittimizzazione, e quindi noi che siamo i più forti perché li abbiamo catturati e li abbiamo resi vittime, siamo anche bravi con loro, tra virgolette, perché tentiamo delle rieducazioni, perché comunque in un meccanismo di infantilizzazione totale cerchiamo comunque di, da una mano, con una mano di dirigere completamente la loro vita, con l'altra di accarezzare e dire tu puoi diventare buono se fai un po' di teatro, se fai un po' di palestra, se fai un po' di scuola, se fai, tu puoi quasi diventare come noi. Questo significa non riconoscere la dignità innata. Allora qual è la ricetta, tra virgolette, che io posso intravedere per cercare di rendere il carcere un luogo giusto? Ancora una volta, come diceva bene Valerio Nida, appellarsi alla Costituzione e riconoscere nell'ospite non soltanto il portatore di una dignità innata, e quindi essere liberante come è liberante il padre della parabola della figlio prodigo, ma fare una grossa retromarcia rispetto al potere assoluto e riconoscere in quelle persone delle persone che sì dormono dove sei tu, che sì sono persone che non possono uscire, ma che all'interno conservano non solo tutti i diritti, ma tutti i poteri, e quindi devono organizzare insieme a te, ovviamente, la loro giornata. Guardate, non è come dirlo, ed è questo poi che fa la differenza tra il parlare di carcere, perché se ne parla nei convegni e si dice che bisogna, e il fare carcere tutti i giorni, quotidianamente, perché il fare carcere significa fare una grande retromarcia e non pensare che siccome, scusate, brutalizzo, dormono da te o stanno lì, tu li devi gestire con una mano paterna o materna e in un maternage maligno che li infantilizza e li porta a fingere. Io perciò dico sempre che il carcere è finzione. Ma c'è ancora una cosa, riflessione che volevo fare. Tutto questo si può attenuare, questo meccanismo dell'istituzione totale, si può attenuare, ma non si può eliminare, perché è connesso, l'affettività, l'ingerenza, è connessa a ogni istituzione totale. E allora qual è, che cosa si può fare? Si può veramente ridurlo all'ultima spiaggia. Si può non avere 57.000 detenuti, ma tentare di averne 10.000, che sono veramente quelli più pericolosi, ma anche meno. Ci sono nelle nostre carceri 5.000 persone, che devono scontare ancora solo un anno di pena e che probabilmente sconteranno quest'anno tutto. Allora, un paese che ha 5.000 persone che devono scontare un anno di pena e ha un ventaglio di misure alternative molto significativo, è un paese il cui welfare non funziona, perché è del tutto evidente che quelle persone che hanno 5.000, che hanno un anno da fare, non fruiscono di misure sul territorio perché non hanno la casa, perché non hanno il lavoro, perché non hanno una struttura. E quindi si fanno quella che si chiama una detenzione sociale, e questa è un'altra grandissima ingiustizia. Quando io mi sono trovata
all'interno delle carceri, prima Marassi, poi Eboli, poi Alghero, Tempio Pausani e poi finalmente Milano, mi sono trovata sempre davanti alle stesse facce, quelle che si chiamano, tra virgolette, facce da galera, tant'è vero che nel periodo dei Tangentopoli mi stupivo che ogni tanto vedevo una, scusate, come me, ed era una, no, nel senso che non era una faccia da galera, e tante volte mi stupisco, adesso per esempio, che sono una vecchia signora, ogni tanto quando vado fuori vedo tutte queste persone tatuate, questi soprattutto giovani, è una cosa che per me è collegata al carcere, quindi c'è un timbrino sociale che è una delle più grosse ingiustizie che si consuma, perché comunque anche il carcere come il fuori è tale per cui chi è più strutturato dall'inizio va avanti, gli altri restano in carcere. E quindi è non soltanto l'ingiustizia di come è concepito il carcere, quindi l'ingiustizia di avere, come dire, di essere intrappolati in un sistema che ti annulla come persona e che ti chiede anche delle prestazioni che tu fai perché sostanzialmente fingi, perché vuoi uscire, perché è un sistema che non riesce a guardarti negli occhi come persona portatrice non solo di dignità ma anche di risorse, quindi di intelligenze, di capacità anche di modificarlo quel carcere lì, di modificarne le organizzazioni, un carcere che non è ancora capace di fare questo. Un carcere che non siamo capaci di ridurre ad ultima ratio, nonostante le statistiche ci dicano che le misure alternative alla detenzione e le pene scontate sul territorio abbattono la recidiva e quindi creano sicurezza sociale. E perché non siamo capaci di farlo? Per due ordini di ragioni. Uno, perché abbiamo ancora un livello appunto di azione politica legata alle motività della gente, per cui adesso recentemente il furto in appartamento, alziamo la pena del furto in appartamento perché noi siamo più rassicurati di sapere quello che in carcere le persone che rubano nelle nostre case. Due, perché siamo un paese che non organizza il proprio welfare, per cui abbiamo quello che appunto io chiamo, che si chiama detenzione sociale, per cui la gente non riesce a uscire perché non è strutturato. Adesso stiamo lottando con la legge di bilancio che non ha previsto nulla rispetto a questo, ne parlavo con il professor Anida, che non ha previsto nessun correttivo reale, non ha previsto una assunzione di assistenti sociali, si continuano a assumere solo poliziotti, non si prevede una possibilità di dotare il territorio di operatori che riescano, come succede alla Casa della Carità, a prendere in carico persone che sono sicuramente hanno commesso dei reati, ma sono prima di tutto delle persone svantaggiate dal punto di vista dell'esistenza, del mettere insieme il pranzo con la cena. Allora, ecco, lo sforzo che io ho cercato di fare nei miei 20 anni di carcere e ora come dirigente generale Ministero è quello di far coincidere in qualche modo la forma con la sostanza. Io non so che cos'è giusto, che cos'è ingiusto, so però che cos'è bene e che cos'è male, cioè male è far stare male le persone, anche quando sono, anche quando tra virgolette non meritano perché sono autrici di reato. Allora riportare il carcere ha una prospettiva costituzionalmente orientata, significa riconoscerne la capacità di ospitare delle persone, ma queste non sono parole, bisogna avere il coraggio di garantire l'esercizio di qualunque diritto dell'uomo che è compreso nella prima parte della nostra Costituzione alle persone che sono ospiti delle nostre carceri, non soltanto, ma bisogna avere il coraggio di dire che il carcere non serve, che il carcere è dannoso, che il carcere produce criminalità e che quindi va riservato non alle facce da galera, non a quelli che non hanno la possibilità di avere un'altra risposta punitiva da parte dello Stato, ma davvero alla una piccolissima parte
di persone che sono davvero pericolose, quindi che vanno escluse dal contesto, e secondo me sono meno dei 57.000 uomini e donne oggi qui stretti nelle nostre galere. Grazie.